Quadrilatero rischio incompiuta, Astaldi annuncia 59 licenziamenti, sindacati sul piede di guerra. Io non tremo, un anno di servizio civile con CISL e Adiconsum nel cratere del sisma Ascolano e Maceratese. Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Focus Lavoro, l'informazione sindacale a cura della CISL, Marca in studio Cinzia Castignani. In questa puntata in primo piano la mobilitazione dei sindacati di categoria contro i 59 esuberi annunciati dalla Astaldi, azienda esecutrice dei lavori del raddoppio della statale 76 e pedemontana delle Marche. Serve assunzione di responsabilità per evitare l'ennesima incompiuta, rilanciano i sindacati. A seguire Stefano, Laura, Silvia, Alessio, Jacopo e Matteo, un anno di servizio civile con CISL e Adiconsum nel cratere del sisma Ascolano e Maceratese. Gli operai sono alquanto preoccupati di questa situazione, anche perché non sa dove ricollocarsi andando via da questo cantiere. Diciamo che gli stanziamenti, nel limite qualcosa c'è, l'opera incompiuta non è, non capisco perché. La gente deve andare a casa. È la situazione dei lavoratori della ditta Astaldi, l'azienda impegnata nei lavori del raddoppio della strada statale 76 e pedemontana delle Marche, che ora annuncia 59 esuberi. La Quadrilatero è a rischio incompiuta. Sentiamo Luca Tassi, segretario generale Filca CISL Marche. Stiamo assistendo al terzo stop dei lavori della Quadrilatero. Questa volta non per una crisi dell'azienda esecutrice dei lavori, che oggi è Astaldi, ma perché abbiamo dei problemi, l'azienda, dei problemi tecnici relativamente a alcuni lotti che non stanno partendo. In particolar modo la pedemontana delle Marche, l'intervalliva che collega Fabriano con Muccia, quindi le due province di Macerata e Ancona, e alcune lavorazioni sui lotti relativamente alla statale 76. L'azienda non ha le risorse stanziate dal CIPE, dal Comitato Interministeriale, e perché ovviamente in questo momento di insediamento del nuovo governo ancora non c'è stata una seduta del CIPE che ha deliberato relativamente al finanziamento di questi lotti. Abito a pochi chilometri da qui e il terremoto per me è stato un momento bruttissimo, come lo è stato anche per queste persone. E ho scelto di fare il servizio civile proprio per aiutare. Così Stefano racconta perché ha deciso di fare il servizio civile alla CISL, non in un luogo qualunque, ma allo sportello di Acquasanta Terme, nella zona ascolana tra le più colpite dai terremoti del 2016, non lontano dalla devastazione di Arquata del Tronto. Sentiamo Maria Teresa Ferretti, responsabile CISL di Ascoli Piceno. Hanno messo tanto di loro nella vicinanza con le persone e per dare alle persone un supporto, e hanno aperto un rapporto con le assistenti sociali, con l'assistente sociale del comune, per cercare di portare supporto e di essere vicini soprattutto nella compilazione delle pratiche burocratiche, perché vedevano che questa era una necessità, districarsi nell'ambito di tanta burocrazia che ancora insiste. Dall'Ascolano al Maceratese, un viaggio lungo un anno per altri ragazzi con il servizio civile e il volontariato di Io non tremo alla CISL e allo sportello Adiconsum. Le voci di Jacopo, Laura e Alessio. Più che quella paura dell'emergenza che casca la casa, ma la paura di non ritrovare più quella tranquillità che avevi. Quindi quello è. La scossa ormai è passata, sono quasi due anni, manca poco. Però il problema è non ritrovare quell'ambiente in cui tu hai cresciuto, che nell'Alto Maceratese era la quotidianità. Oltre a tutti i disagi, dalla perdita della casa, anche le pratiche amministrative e burocratiche sono state tante e molto spesso hanno avuto bisogno, non sono stati in grado di potersi tutelare da soli, quindi hanno avuto bisogno di rivolgersi ai nostri sportelli. Molti che venivano avevano avuto a che fare con il terremoto, magari con delle bollette che continuavano ad arrivare nonostante avessero l'inagibilità. Silvia Spinaci, responsabile CISL di Macerata.
Sono ragazzi che effettivamente hanno dimostrato, oltre a delle competenze proprio tecniche per i percorsi di studio che avevano, soprattutto una sensibilità, un'attenzione alle persone. Una cosa che è stata bella è stato vederli crescere in qualche modo durante questo percorso, una crescita che ci ha aiutato anche in un confronto continuo ad elaborare proposte che ci hanno aiutato ad essere più vicini alle persone, più vicini a quei territori. Da Tolentino e Camerino, le impressioni di Matteo e Silvia. C'è un po' una macchina ingolfata che non consente proprio a tutti coloro che vorrebbero rimanere di preparare un nuovo futuro. I mezzi ci sono, le risorse sono state messe in gioco, però sono state messe in gioco in una modalità per cui le persone fanno fatica ad accedervi. Iter che richiedono conoscenza di siti, di normative. Ciò che è stato messo in campo per questa gente è stato messo in campo in maniera troppo complicata. La campagna per la proroga della busta paga pesante, la questione delle soluzioni abitative di emergenza, le difficoltà burocratiche, importante il lavoro svolto dai ragazzi di Io non tremo, come spiega Rocco Gravina, responsabile AST di Tolentino e Camerino. Ci hanno dato supporto, li abbiamo fatti sgobbare, le abbiamo date tutte le circolari, le normative, tutti i decreti, le hanno girati, ci hanno dato una mano a trovare anche le molte sfaccettature che da Roma forse davano per scontato, forse non capivano l'importanza poi della ricaduta sul territorio. E per questa puntata di Focus Lavoro è tutto, maggiori approfondimenti sul sito cislemarche.it. Grazie per averci seguito.